Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 6 di giugno. Questa mattina le informazioni saranno informazioni, diciamo, che dovete tenere molto presente, mettiamola così, e voglio parlarvi della tavola dei numeri speciali. Allora, la prima cosa che voglio dire. Dove l'ho messa qua perché ho fatto tutti gli appunti. Allora, ascoltate bene se volete, ovviamente, perché non è obbligatorio ascoltare i miei video. Se volete questa informazione, sappiate che la tavola dei numeri speciali non è in vendita. Sottolineo, non è in vendita. Non la vendo in questo periodo per nessuna ragione. La tavola dei numeri speciali io l'ho presentata penso 4 anni fa, l'ho venduta 4 anni fa non a tanta gente, a qualcuno che l'ha voluta, e se nessuno si è accorto come pagava e quante, diciamo, come pagava, mettiamola così, beh, questo non è un mio problema ovviamente, perché la tavola dei numeri speciali è perpetua, non è che a un certo punto si interrompe e non funziona più. Stamattina la citerò molte volte, la tavola dei numeri speciali. Se non avete capito come inizia il ciclo, per esempio, vi informo, io l'ho fatto iniziare dal 28 di maggio, quindi voi potete farlo iniziare da domani, quando volete voi. E dal 28 di maggio, arrivando all'ultima estrazione, questa tavola ha già dato 14 ambi e 2 terni in 3 estrazioni. Ora c'è un altro particolare. Se la tavola dei numeri speciali non avete visto per distrazione o perché giocate altro o perché l'avete messa nel cassetto e non la guardate, non la controllate, non avete visto che da anche a incastro fa tante quaterne, le cinquine, anche qui diciamo che le vostre distrazioni rimangono le vostre. Parliamo di 4 anni fa perché io ricordo molto bene che questa tavola ne ho parlato 4 anni fa, quindi nel 2018 circa. 18, 19, 20, 21, 22. Veramente 5, più o meno. Facciamo 4. Questa tavola è una tavola che non la vendo assolutamente, non la chiedete. Perché se finisce nelle mani sbagliate io non sono contenta, tutto qua. Tuttavia c'è già gente che me la chiede, adesso non so perché si svegliano adesso che vogliono, forse perché sentono parlare delle quaterne. Io sono, diciamo, sempre molto propensa a non prendere in giro il giocatore, sempre molto attenta. Voi, i giocatori, purtroppo io conosco molto bene le vostre politiche, le vostre teorie del gioco e siete persone molto distratte che non vi accorgete. Per esempio, se qualcuno si accorge che questa tavola dal 28 ha dato 2 terni in sestina e parlo, non facendo gli incastri, perché con gli incastri qua fa le cinquine. Perché stamattina ho voluto aprire questo argomento? Perché come ho aperto il PC su YouTube qualcuno ha scritto, io l'ho comprata e come faccio a usarla, che lei non mi dà delle spiegazioni. Ma lì ci sono, allora sulla tavola qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 9 sestine. 8, 9. E se non vi accorgete che il ciclo si ripete per 2 volte in un mese, perché a torta finita in un mese, a maggio ha dato 40 ambi, se non vi accorgete, senza contare i terni, se non vi accorgete questo, allora diventa problematica la cosa, no? Più o meno. Mettiamola così. Volevo dire un'altra cosa, mi è sfuggita. Aspetta che riprendo. Ah. Allora, stavo appunto spiegando che questa tavola qua adesso mancano all'appello 2 sestine, 2.
È finita, il ciclo è già quasi terminato. Quindi io l'ultima sestina non farò l'errore di pubblicarla. Non le pubblico più perché so già che qualcuno le preleva e si fa la tavola per conto suo. Non funziona così, perché qualcuno ha già tentato di farsela questa tavola per conto proprio. Ma è una tavola appunto dei numeri speciali perché è speciale. Anche perché, come vedete, in un'estrazione. L'ultima estrazione ha dato, all'ultima estrazione mi pare che ha dato 1, 2, 3, 4, 5, ha fatto 7 ambi. È vero anche che gli ambi in sestina, secondo voi, non pagano? Secondo voi? Secondo me, quando una tavola vi dà 40 ambi in un mese, paga. Secondo me, questa è la mia opinione. È la mia opinione personale, la vostra forse non è questa. Abbiamo due idee totalmente diverse del gioco del lotto, no? Per voi paga solo se avete un ambo su ruota, se avete un terno su ruota. Se avete una tavola che vi dà 40 ambi in un mese, per voi non è niente, non è nulla. Per voi non è una cosa, diciamo, da poter tenere in considerazione. Tuttavia, io voglio rispettare le vostre opinioni, le vostre idee. Io le voglio rispettare. Tanto è vero che le rispetto così tanto che questa tavola non la vendo. Io no, non è in vendita. Questo lo voglio ripetere stamattina. Assolutamente non me la chiedete perché non la vendo. C'è qualcuno che sta facendo una pubblicità impropria col mio nome, col mio cognome, col mio numero di telefono. Non funziona così. Non venite a cercarla perché non la vendo. È la quinta volta che lo dico, spero che mi ascoltate. E sappiate che starò molto attenta a pubblicare le sestine. Starò molto molto attenta a pubblicarle, anzi dirò che non le pubblico. Io dirò solo quando la tavola si fa gli incastri e io farò la quaterna o la cinquina o qualcuno che la vuole fare. Anche perché fare le quaterne e le cinquine non è difficile, ma bisogna fare un sistema. Non è difficile, ma ci voglio il patush, perché molti di voi sapete che i sistemi costano, no? Però diciamo che c'è la possibilità di avere una di queste, perché poi in realtà sono mensili queste, no? Diciamo che sono mensili. Al massimo vi posso dire, per chi ce l'ha, che adesso dovrebbe uscire la 1, 2, 3, la 4, la 4, 5, 6 e la 7. Dovrebbe uscire, mancano queste due, la numero 4 e la 7. Quindi vi posso dire questo. Per chi ce l'ha potete controllare. Domani farò un video in cui vi dirò, allora, questi vedete sono dei cicli, questi sono dei cicli, questi. Adesso io ne ho 7, ho fatto il conto. Allora, qua contiene 97 cicli, questo, 97, questo è il ciclo della Luna e questo è il ciclo di Marte. 97 più 97 per 7. Io adesso sto usando solo due cicli, Marte e Luna. Domani mattina, se avete voglia di ascoltare, visto che è giorno di estrazione e oggi ho parlato di un'altra tavola, io vi darò le previsioni datate e vi farò vedere come si possono effettuare dei terni domani, però questo domani mattina, con queste tavole qua, che come vi ripeto sono 90, 97 queste. 97, tutte numerate. I cicli sono 7, ovviamente io ne uso 2, non li uso tutte e 7 perché sarebbe inutile, ne uso 2 alla volta, in questo caso uso Marte e la Luna. Ora ritorniamo alla tavola dei numeri speciali. Al signore che stamattina mi ha detto io non le spiego, signore se lei non si è accorto che ce l'ha da 4 anni, dal 2018 perché mi ricordo che l'ho data, l'ho consegnata in quell'anno lì circa. Poi l'ho interrotto, ho smesso perché ho visto che non davate nessuna importanza, perché secondo voi,
Boh, non lo so come l'ha pensato, comunque qualcuno addirittura l'aveva persa, qualcuno l'ha messa nel cassetto, qualcuno mi ha detto che la figlia ha fatto il figlio, ha fatto un po' di ordine, la figlia e gliel'ha buttata via, quindi capite che la tavola dei numeri speciali poteva, io la tengo come un documento, io ne ho lì non so, una ventina di fotocopie o 30, perché io ogni volta la controllo. A ogni estrazione, la uso o non la uso, questi sono affari miei, sono miei. Però quando escono i numeri, visto che la mia è uguale alla vostra, che eventualmente avete pagato, è la stessa, non è che cambia. Non si interrompe mai la tavola, salterà magari un'estrazione, ma non si interrompe mai. E niente, volevo appunto dare questa informazione stamattina. È un'informazione necessaria per far sì. Ah, ecco, stavo appunto dicendo che questo signore che mi ha messo il commento stamattina, che mi dice io l'ho comprata, però lei non me l'ha spiegata. Lei l'ha comprata 4 anni fa e se non si è accorto come paga questa tavola, io non ho nulla da spiegare. Io non ho nulla perché se avete un tesoretto e l'avete infilato nel cassetto, se avete un tesoretto e l'avete buttato via, se avete un tesoretto e non vi siete accorti come paga questa roba qua, chiamiamola roba, è un problema vostro, non è il mio. Io so come paga questa tavola, la conosco, non c'ho niente da spiegare, c'è solo da seguire i cicli, fate le fotocopie. Il ciclo potrebbe iniziare dal 28, io l'ho fatto iniziare dal 28. Molti di voi possono farlo iniziare da domani sera che c'è l'estrazione e depennate e vedete voi quello che volete fare, se volete giocare, se volete mettere assieme, se volete, fate voi quello. I numeri qua ci sono. Chi ha la tavola se la può gestire come meglio crede. Io sono un giocatore come tutti voi, giusto? La tavola è la mia. Non ho nessuna intenzione in questo periodo di venderla e me la gestisco, me la gioco, mi faccio tutte le mie elaborazioni, la elaboro, quindi lo potete fare benissimo anche voi, no? È corretto se dico questo? Io dico di sì. Bene, signori, io vi do l'appuntamento. Al prossimo video, a domani mattina, e per oggi vi saluto. Vi auguro un meraviglioso lunedì. Vi auguro tanto bene, tanta fortuna. Entrate dal tabaccaio e comprate un bel gratta e vinci da 30-40 mila euro, così almeno vi sistemate per un po' di tempo. Soprattutto magari voi che avete perso il lavoro, io vi auguro ogni bene e soprattutto, prima di congedarmi stamattina, vorrei sottolineare che non è così vero che si vince al lotto solo con Lambo, secco, alterno. Al lotto si vince quando si hanno i numeri vincenti. I numeri che escono al lotto, poi la lottomatica vi paga. La tavola è una di queste, è un ciclo continuo che non si interrompe mai. I numeri sono tutti vincenti, dalla prima all'ultima sestina. Allora, ciao e grazie e buona giornata.